Si è conclusa la 27esima edizione del GLBT Film Festival Torino. Grande successo di pubblico, 40.000 gli spettatori che hanno assistito alle varie proiezioni. Un premio a Luciana Littizzetto, quest'anno è stato assegnato a lei il premio Dorian Gray. C'è gente che dichiara che due donne che si baciano è come vedere uno che piscia da fastidio, è una cosa che non si può più sentire, insomma, è molto grave. Non so se anche questa cosa è assurda, no? Come se fosse una roba che si contrae, cioè come ti viene? Come ti contagi? Ascoltando un CD di Tiziano Ferro? Cioè, vedendo una puntata di Signorini e Martina di Spera, cioè, salendo sull'ascensore c'è la Giorgio Rossioli, non so, oppure va un dato come influenza, sai, mio marito è stato detto 2 settimane, sì, con la febbre, no, con uno con i baffi. Se fosse una malattia, figurati se le case farmaceutiche non si sarebbero ingegnate a inventarsi una medicina ancora gay, che tu la prendi, se il bene muore diventi da zerna. Posso dire una cosa, che per me Luciana è una portatrice sana di verità, per cui è un bene da salvaguardare. La prossima volta sarà l'UNESCO a dare il premio. È la volta del concorso cortometraggi. Il premio va a The Lessons di Paul Metz, Giappone 2011, con la seguente motivazione: una piccola grande lezione sul linguaggio universale dell'amore e la dimostrazione di quanti miracoli sia ancora in grado di compiere. Ed è bello che ci venga ricordato che se ami qualcuno glielo devi dire, anche quando dai per scontato che lo sappia. Chiamerei la giuria dei corti, vediamo chi è il vincitore. You Pediso. Il vincitore dell'Esso, Paul Metz e David Chester. È la volta del concorso documentari. Il premio va a Trans di Chris Arnold, USA 2012, con la seguente motivazione: perché affronta un tema che sempre più affiora nella sua drammaticità, portandolo fuori dall'ombra e rappresentandolo con un'efficace varietà di testimonianze, con un ritmo intenso e illuminato da una fotografia assai curata. Il premio come miglior documentario se lo aggiudica. It's a Rapunzel Tower. Il documentario Trans di Chris Arnold. Concorso lungometraggi. Premio Ottavio Mai a Novela das Otto, Primetime Soap di Odilon Rocha, Brasile 2011, con la seguente motivazione: per aver trovato il giusto equilibrio nel raccontare la storia di un paese che vive il dramma della dittatura, ma sogna, con la televisione, per averci suggerito che la vita è una telenovela e che ciascuno ha il dovere di lottare per la propria libertà. La giuria premia. Premia? Aspetta, venite tutti con me. All'unanimità, eravamo tutti, non ci siamo litigati nemmeno noi purtroppo, si sperava nel senso. Miglior lungometraggio. Bravo. Si chiude così questa 27esima edizione, grande successo come dicevamo, 40.000 spettatori e per quanto ci riguarda una importante testimonianza da parte nostra come media partner videotope.radio, quindi con grande piacere chiudiamo questa edizione sperando di vederci alla prossima. Non ho mai smesso di parlare, neanche per un secondo. E perfino quando taccio, pronuncio tante parole. E quindi, un giorno all'anno, il mio silenzio parla più di quanto potrebbe quando alzo la voce. Il mio silenzio parla per quelli che smettono di parlare, che sono costretti a smettere di parlare, da un mondo che non riesce ad accettarli per chi sono o per chi amano. Molte persone che hanno tanto da dire non trovano una voce per parlare
E non perché non vorrebbero, ma perché gli altri non glielo permettono. Com'è possibile che ai tempi di un presidente nero due donne non si possono sposare in 42 stati americani? Che le persone transgender possono essere licenziate? Che le persone vengano discriminate per cose che non possono cambiare? E loro non possono farci nulla se non possono trovare la loro voce. E non possono trovare la loro voce se la gente non glielo permette. Perfino se trovassero la loro voce, non cambierebbe. Fino a quando la gente non comincerà a voler sentire. Ma siccome io non posso smettere di parlare, rimango in silenzio tutto il giorno, per conferire l'attenzione a tutte queste persone costrette a tacere, non necessariamente per mancanza di parole, ma perché nessuno li ascolta. Nessuno li ascolta. Non solo in TV, lo vedi quando vuoi tu.